Dal mio libro Profumo Comico di Donna, e non perché faccio una marchetta, ma semplicemente perché c'è un passaggio dell'ultimo racconto che secondo me è importante. Per avere una maggiore consapevolezza del giorno dedicato a noi. Negli anni 50 una donna lavoratrice poteva essere licenziata di punto in bianco per motivi matrimoniali, oggi no. Figuratevi che addirittura alle volte facevano firmare delle clausole di nubilato al momento dell'assunzione, così se la donna rimaneva incinta, l'azienda poteva evitare gli obblighi previsti in caso di maternità. Oggi non è più così. No. No, oggi non è più così perché, cioè, nel senso che non ti fanno firmare nulla, ti fanno mobbing, ti fanno stufare, tu non ce la fai più, te ne vai liberamente di tua spontanea volontà. Liberamente si chiama emancipazione. E non è tutto, hai voglia. Oggi noi donne siamo anche tutelate nella nostra maternità, ci sono persino gli asili nido in tutte le aziende. Ah no, in Italia no. Ah, quella è la Svezia. E vabbù, sta Svezia, deve fare sempre la prima della classe, che cavolo! Oh, emancipazione. Ci serve quella vera. Buona festa delle donne. Ciao Guagliù, sono Marco Sentieri. 8 marzo, giornata internazionale della donna. Dobbiamo rispettarle di più. Nasciamo da una donna, cresciamo con una donna, rispettiamola. Ciao Guagliù. E ciao a tutti, sono Gianni Donzelli degli Audio2. Volevo dire che sostengo caldamente la manifestazione in favore delle donne. La donna è un qualcosa di imprescindibile per l'esistenza di tutti, e oltre ad esserlo di base come genere di appartenenza, la donna è mamma, genera la vita, è sorella, è amica, è fidanzata, è compagna e spesso sa essere anche un'ottima consigliera. Quindi la donna è imprescindibile. Nell'ambito del nostro lavoro come autori di canzoni in questo caso è stata spesso, se non quasi sempre appunto, fonte di ispirazione per le nostre canzoni. La donna rappresenta sostanzialmente, oltre alle canzoni, un elemento fondamentale, essenziale, centrale, intorno al quale gira tutto un sistema, sia esso nello specifico, sia esso più a carattere generale. Quindi difendiamo le donne, supportiamo le donne, supportiamo le donne e viva, viva tutto ciò che è donna e il suo immenso, il loro immenso mondo femminile. Ciao a tutti. Giornata internazionale dedicata alle donne. Le donne sono il cuore del mondo, il loro amore fa girare il mondo. Hanno sempre dovuto lottare doppiamente e portare due pesi, quello privato e quello sociale. Sono la colonna vertebrale di questa società. Con questa citazione di Rita Levi-Montalcini io lascio un abbraccio a tutte le donne del mondo, un bacio grande da Rosa Chiodo. 8 marzo, giornata internazionale della donna. Sarà sicuramente un momento di festa, ma lo sarebbe ancora di più se tante donne non venissero continuamente oltraggiate dai compagni di vita o dagli ex compagni di vita. Meno mimose e più rispetto. Solo allora sarà una vera giornata delle donne. L'8 marzo è la festa della donna. Si celebra la donna l'8 marzo perché si ricorda del 1911 quando 134 donne persero la vita in una fabbrica a New York mentre protestavano, scioperavano per migliorare le proprie condizioni di lavoro. E quindi quel giorno viene ricordato, viene celebrata la donna. Ma la donna andrebbe celebrata sempre perché noi donne tutti i santi giorni affrontiamo delle piccole e grandi battaglie. Dobbiamo lottare per essere delle madri, dobbiamo lottare per essere delle donne in carriera, dobbiamo lottare per essere dei bravi genitori, delle ottime compagne di vita, per amare, per essere rispettate, per non essere violentate. Noi dobbiamo lottare sempre e comunque, quindi la donna andrebbe celebrata sempre. E poi dico, siamo o non siamo l'essere più vicino a Dio? Possiamo generare vita? Non lo dimenticate. L'8 marzo, auguri a tutte le donne. 8 marzo, festa della donna. È importante ricordare questa data, ma è importante soprattutto ricordare quelle donne che persero la vita in una fabbrica. La persero per lottare per i loro diritti di donne e di lavoratrici. Hanno lottato per loro, per le loro figlie e per noi,
ed è grazie a loro se abbiamo dei benefici. Ma bisogna continuare, non finisce qui. Forza donna, amiamoci, rispettiamoci e continuiamo a lottare per i nostri diritti. Buon 8 marzo. Ciao, sono Enzo degli Audio 2 e appoggio la manifestazione in favore delle donne. Le donne sono importantissime e vanno rispettate. Le donne hanno dato ispirazione a noi artisti, facendoci creare tante belle canzoni. Le donne ci danno la vita. Le donne sono delle compagne che vanno rispettate. Quindi un abbraccio a tutti e viva le donne! Siamo donne e quindi apparteniamo a una razza di guerriere, perché la femminilità, appartenere a un sesso definito debole, ci ha messo in condizioni di dimostrare invece la forza, quindi la lotta per ottenere diritti che ci sarebbero spettati per civiltà, per intelligenza, per ovvietà, e che sono stati conquistati con fatica, facendo la guerra. Siamo guerriere, questo mi piace moltissimo, e virtualmente sono qui insieme, in questo momento, insieme a tutte le donne che nella storia hanno perso la vita, hanno lottato, hanno conquistato i diritti di cui oggi noi possiamo godere. E c'è ancora tanto da fare, ma per fortuna molte conquiste sono state raggiunte, per fortuna non siamo allo stesso punto di dove, insomma, da dove siamo partiti nella storia, nei secoli, e abbiamo la consapevolezza di saper fare, di saper mostrare la nostra forza, la nostra capacità, la nostra genialità, la nostra intelligenza. Apparteniamo sicuramente alla parte nobile, bella dell'umanità, non debole ma forte. Salve a tutti, innanzitutto ringrazio chi mi ha invitato a partecipare a questo videomessaggio. Il tema di oggi è importante, il messaggio di oggi è rivolto a tutte le donne di ogni età, ma soprattutto alle più giovani. Ragazze, denunciate, parlatene, non è normale. Oggi ci sono gli strumenti, la sensibilità è alta su questa tematica. Parlatene con un amico, un genitore, un parente. Ricordo il numero, il 1522. Esiste il segno internazionale che è questo. Ragazze, qualunque sia la modalità, parlatene, denunciate e liberatevi dal vostro aguzzino.